Soffri di disturbi fisici che non riesci a risolvere? Vieni in Clinica Dentale il 13 dicembre per l'Open Day di osteopatia. La nostra equip di osteopati specializzati valuterà la tua postura, la mobilità della tua colonna, il tuo metabolismo energetico e il funzionamento equilibrato di tessuti e organi, per ritrovare finalmente l'equilibrio e lo stato di salute che desideravi. Affrettati, perché i posti sono limitati. Chiedi in segreteria. Buonasera, ben ritornati alla Casa sull'Albero, il luogo della fantasia, della meraviglia e dello stupore. Ma questa sera ci stupiremo davvero tanto, perché parleremo del più grande mistero della vita. Parleremo di femminile, parleremo di maternità e anche dell'attaccamento che c'è tra la mamma e il bambino. Parleremo anche di genitori, di coppia, di paternità, quindi di tutto ciò che è collegato alla nascita di ciascuno di noi. E lo facciamo con la dottoressa Marta Campanaro, che è una psicologa. Ciao Marta, buonasera, ben arrivata. Buonasera. Ciao. E con la dottoressa Daniela Fattori, che invece è un'ostetrica esperta. Ciao Daniela. Tra Ciao. L'altro Daniela, con te non parliamo soltanto delle nascite, dei parti qui in Italia, ma magari un piccolo racconto anche della tua esperienza in America Latina potrebbe essere interessante. In tutto il mondo si partorisce nello stesso modo, però ambiente che vai, cultura che trovi. Allora, ti faccio una domanda a bruciapelo. E te la faccio anche da mamma. Perché la donna deve necessariamente provare dolore durante i parti? Il dolore in realtà ha una funzione molto importante, che è quella di rendere consapevole la donna di quello che sta attraversando. C'è una scarica di ormoni, di endorfine, di serotonina pazzesca, che riesce a darle una forza incredibile per affrontare il momento culmine, che è proprio l'espulsione del bambino stesso. So che ormai parlare di dolore nel XXI secolo sembra orribile, e in realtà dire anche che è sempre stato così è altrettanto brutto, ma in realtà il dolore dà una grandissima forza. L'epidurale in questo senso che cosa sta cambiando? Essenzialmente toglie la percezione del dolore. La donna sente le proprie gambe, la donna sente la pancia che si contrae, e quando sta attraversando un travaglio pesante, perché dopo dipende da persona a persona, dalla propria percezione e livello di resistenza che ha, quindi dà anche la possibilità a queste donne durante le contrazioni di rilassarsi, di riposare e di recuperare le energie, sempre per il momento culmine, che è l'espulsione del bambino. Un travaglio normale, Daniela, quant'è che può durare? Allora, qui bisogna distinguere per chi si trova il primo figlio e chi invece si trova il secondo o terzo. Un primo figlio generalmente è un travaglio che può durare al massimo 12 ore, in quanto la dilatazione procede un centimetro all'ora. Un travaglio di parto, con le ultime linee guida che sono uscite, indicano l'inizio del travaglio di parto attivo tra i 4 e i 5 centimetri di dilatazione. Stiamo parlando di dilatazione del collo dell'utero. E quindi il progredire, appunto, per un primo figlio è di un centimetro all'ora, mentre per un secondo figlio le cose sono molto più rapide. Ma Marta, da un punto di vista psicologico, perché una persona deve provare dolore? Che senso ha provare dolore? Allora, il dolore è molto importante perché permette la nostra sopravvivenza. Se non ci accorgessimo che proviamo dolore, non potremmo neanche far fronte agli eventi della nostra vita che ci porterebbero verso delle malattie o verso la morte addirittura. Il dolore è un campanello d'allarme che ci dice che dobbiamo intervenire, che dobbiamo fare qualcosa per mettere fine a questo dolore. A livello proprio di onde cerebrali, di onde erziali che si creano nel nostro cervello, le onde che determinano il dolore sono a bassa frequenza e sono sotto soglia cosciente. È come se ci fosse un filo conduttore che ci dice: scappa perché duole.
e quindi ci dice di stare lontani dalle esperienze del dolore. Invece le onde che creano la felicità sono onde molto brevi e ad alta intensità e ci dicono che è necessario continuare a ricercarla, questa felicità, e questo è il motivo per cui sono molto brevi. Dolore in Italia o dolore anche all'estero? Quindi cosa è successo nella tua esperienza di ostetrica? Perché tu non sei un'estetica come le altre che si è formata qui e basta, ma porti anche un'esperienza mondiale. Mi sono formata anche in Perù, infatti in America Latina. Tanti mi hanno chiesto perché il Perù. In realtà perché è stato un po' un ritorno alle origini. Se penso alla mia esperienza fatta sulle Ande, Huancavelica, più di 3500 metri sul livello del mare, dove spesso e volentieri a causa delle piogge torrenziali mancava la luce, quindi mancavano tutti i supporti tecnologici che invece abbiamo adesso, ho un po' riscoperto l'antica arte dell'ostetricia, quindi candela o frontale, luce, e assistere le donne, queste donne che per loro cultura devono partorire verticalmente non necessariamente in piedi, ma sedute su quello che noi oggi chiamiamo e abbiamo come supporto lo sgabello olandese, che è una seduta, uno sgabello, che però resta aperto davanti e sotto. E loro hanno questo sgabello appunto e una corda particolare, fatta secondo la loro tradizione, alla quale le donne si appendono, e dietro hanno il loro marito o il loro familiare che le supporta e a quale loro si appoggiano e trovano conforto durante le contrazioni e il periodo espulsivo. Ok, affascinante questo racconto. Vediamo anche delle foto di questa tua esperienza, ce le vuoi commentare? Qui appunto vediamo una tipica sala parto che possiamo ritrovare nelle Ande peruviane. Come vedete c'è lo sgabello, è tutta attrezzatissima nel caso dovesse succedere qualche evento avverso. Però se vedete là nell'angolo è presente questa corda attaccata a una staffa, e dove appunto la donna, ecco qui possiamo vedere un'altra foto dove c'è una simulazione di parto, ecco è stato molto forte, molto d'impatto ed estremamente emozionante. Il parto, Marta, da un punto di vista psicologico cambia la donna? In che senso? Dal punto di vista psicologico, il parto cambia la consapevolezza della donna rispetto alla possibilità di mettere al mondo un figlio, di prendersi cura di qualcun altro in maniera totalizzante, di qualcun altro che richiede continue cure e continue attenzioni. E cambia la donna rispetto alle sensazioni che prova all'interno del suo corpo. Noi sappiamo oggi dalle neuroscienze che le emozioni sono in body, cioè stanno all'interno del corpo, e la scarica emotiva che comporta il parto e tutto quello che verrà dopo cambia la donna proprio da dentro. Quindi corpo ed emozioni, Marta, sono decisamente collegati. In che senso? Nel senso che mentre una volta si pensava che le emozioni stessero semplicemente nella mente e c'era una separazione netta, se pensiamo a Cartesio, la mente era separata completamente dal corpo. Ex cogitans et ex extensa. No? Certo, oggi sappiamo invece che le emozioni stanno all'interno del nostro corpo, e nel momento in cui proviamo un'emozione e questa non riesce ad essere metabolizzata, non riesce ad essere elaborata a livello del pensiero, a livello della coscienza, si può trasferire sul corpo e creare le malattie. Quindi comprendere le emozioni potrebbe essere una chiave per comprendere poi le malattie che si trasferiscono proprio sul corpo. Quindi tu ci stai dicendo che molte malattie hanno un'origine in realtà psicologica, e viceversa, la psicologia o comunque la cura del proprio benessere psichico aiuta anche nella cura di alcune malattie. Ovviamente non in via esclusiva, c'è bisogno laddove è necessario e il medico fa l'intervento del farmaco, però una predisposizione anche a un certo tipo di stato psichico aiuta nella cura delle malattie. Assolutamente, è necessaria, come dicevi, un'integrazione, perché siamo anima e corpo, ma questi sono insieme e si continuano ad influenzare l'un l'altro, quindi è necessario che la persona si senta presa in carico come individuo completo e non semplicemente come paziente malato di una specifica malattia mentale o corporea, perché non esiste il mentale o il corporeo, si parla infatti di psicosomatica come un'unità. Allora io vi ringrazio intanto per il vostro intervento questa sera e ci dirigiamo veloci verso quelli che sono i consueti consigli della Casa sull'Albero. Primo consiglio: se siete in gravidanza, se avete desiderio di un figlio, ricordate che l'esperienza del parto e anche ciò che lo caratterizza, il dolore che ci può essere collegato a questo, fa parte dell'esperienza stessa della donna. Si dice che sarebbe bello vivere senza dolore, ma è anche vero che il dolore diventa fortificante rispetto all'autostima sia della donna stessa che la possibilità del bambino di ottenere quell'energia per poter
per poi nella vita affrontare le varie difficoltà. Secondo consiglio: quando un bambino nasce e viene al mondo, deve metterci energia per uscire dal canale uterino della mamma. Deve poter in qualche modo aggredire la vita anche con il pianto. Quindi è una buona cosa che il bambino possa nascere in questo contesto. Laddove però ci dovessero essere delle ospedalizzazioni, ci dovessero essere i tagli cesarei, care mamme, non vi preoccupate, perché il bambino comunque potrà recuperare. Se doveste vedere nel percorso della sua vita che ci sono delle lentezze, o un bambino che ha degli incubi frequenti o delle paure, ecco, rivolgetevi a uno specialista dell'età evolutiva per poter rielaborarle e per poter permettere sia al bambino che alla famiglia migliore serenità. Terzo consiglio: mente e corpo sono un tutt'uno, stiamo guardando due parti che si integrano e comunicano tra loro, pertanto un atteggiamento positivo, un atteggiamento solare verso la vita è la miglior prevenzione alle malattie. E con questi consigli vi saluto e vi do appuntamento a tra poco, dopo la pubblicità. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Buonasera e ben ritornati alla Casa sull'Albero, il luogo della meraviglia, dello stupore e della fantasia. Questa sera sempre di fantasia si parla, ma andiamo a parlare anche di dolore e di parto, di nascite e di gravidanze. Daniela, abbiamo visto questa pancia che si muove, ma cosa sta succedendo dentro quella pancia? Ci racconti? Sta succedendo che il bambino sta già entrando in contatto con la mamma, si sta muovendo perché ovviamente lui è molto attivo e riceve tantissime informazioni che vengono date dalla mamma stessa. Per esempio, se pensiamo che il tatto e l'udito sono i primi due sensi che si sviluppano nell'età fetale, questo già ci fa pensare che toccare una pancia, il bambino percepisce il tatto. Parlare al bambino, il bambino già ci sta ascoltando e già verso il quinto mese ha praticamente tutto l'apparato, tutto l'udito completo e già in contatto con il cervello e quindi può anche memorizzare tutte le informazioni che riceve dall'esterno. Le informazioni che riceve dall'esterno sono la voce del papà, i rumori, la musica e principalmente il battito del cuore della mamma, che è interno e diretto, e la sua voce. Quindi parlare al bambino sicuramente va a rafforzare il loro legame. Benissimo, allora Daniela, tu ci stai parlando di una magia che è collegata anche tutta a una sfera quindi relazionale, ma da un punto di vista psichico la relazione mamma-bambino
che intendiamo mamma come mamma e papà, perché comunque è la coppia genitoriale che si relaziona col bambino. Com'è che si forma, Marta, e quali sono gli aspetti psicologici collegati a questo? La relazione tra i genitori e il bambino nasce ancora prima del momento del concepimento, perché nasce nel momento in cui i genitori hanno delle fantasie rispetto alla gravidanza, rispetto al bambino futuro, e poi si sviluppa mano a mano con la crescita del bambino all'interno del corpo della mamma, mentre si forma per diventare una persona. Allora, al centro clinico La Quercia noi sappiamo che ti possiamo trovare, Daniele, possiamo trovare anche le consulenze collegate proprio al rapporto mamma-bambino, eccetera. Ma che servizio è che tu offri alle mamme che magari arrivano e che hanno uno sconvolgimento ormonale e non sanno da che parte andare? Allora, intanto dobbiamo pensare che subito dopo il parto c'è una caduta ormonale. Cosa significa per noi mamme? Significa che immediatamente dopo il parto il corpo già inizia un percorso per tornare allo stato pregravidico, e quindi tutti gli ormoni che sono stati sviluppati perché servivano alla gravidanza adesso alla donna non servono più, e quindi gradualmente loro vanno scemando e quindi entriamo in depressione, questo che accade? Non si entra in depressione, sì. E soprattutto non succede a tutte le donne, ma la maggior parte hanno appunto questa caduta ormonale, le porta a sentirsi tristi, inadeguati in alcuni momenti, soprattutto in concomitanza al pianto del bambino, perché magari soprattutto quelle che sono alla prima esperienza faticano a capire quali siano le necessità del bambino nel momento in cui piange. Benissimo, Marta, la tua esperienza è anche quella, oltre di essere psicologa, anche mamma. Cosa ha voluto dire per te quindi avere questo doppio, diciamo, la competenza e nello stesso tempo aver incontrato la maternità? Credo che la competenza si fermi un pochettino nel momento in cui si prova in prima persona un'esperienza molto forte, molto significativa come quella di avere dei figli, e in quel momento lì si entra in relazione col bambino, con la propria persona, come si riesce ad entrare in questa relazione. Ed è proprio vero che spesso ci aspettiamo che quando arriva il bambino in realtà tutto sarà bello, saremo molto felici, finalmente avremo tra le braccia questo bambino tanto desiderato, e invece a livello proprio biochimico, proprio corporeo e anche mentale, c'è un crollo, c'è un down, e dobbiamo essere anche pronti ad accogliere questo crollo e non viverlo come una tragedia, perché è una cosa che poi nella maggior parte dei casi si recupera in breve tempo. Vediamo in questo momento delle immagini, e stiamo vedendo quella di una radiografia e poi anche questa immagine dolcissima di una mamma e di un papà che abbracciano in realtà la pancia, ma è proprio questo abbraccio del bambino che sta per nascere. Da un punto di vista quindi ostetrico, no? E che tipo di consigli è che potresti dare a una mamma che è in attesa e che guarda per la prima volta il suo bambino attraverso queste radiografie? Io consiglio alle mamme sicuramente di parlare al bambino, di toccarsi la pancia e di fargli sentire costantemente la loro presenza. E da un punto di vista invece relazionale, che cosa è che accade all'interno della coppia genitoriale e la trasformazione che c'è, quindi da una coppia che prima non aveva dei figli perché nasce un figlio, ma nascono anche due genitori e si sconvolge un po' tutta quanta la dinamica anche della relazione di coppia. Cosa accade? Spesso il figlio può venire sentito come un qualcosa che andrà a fortificare il rapporto di coppia. In realtà non è così. Il figlio crea... No, ci stai rompendo un sogno. Se io penso quante sono le coppie che vengono al centro clinico e che ci dicono abbiamo fatto un figlio perché così la coppia si rinsalda. In realtà abbiamo capito che non è proprio così. In realtà è un evento che sconvolge tutte le dinamiche di coppia, che vanno poi riviste sotto un'altra forma, sotto un'altra luce, sotto un altro aspetto. E questo accade perché non si è più da soli, non si è più legati solamente dalla scelta che ci ha messo in relazione con il nostro partner, ma si è legati da, a me viene da chiamarlo, una corda di acciaio, perché il bambino legherà i genitori in maniera indissolubile per tutta la vita, anche se un giorno non saranno più coppia, continueranno a restare sempre genitori. Il fatto di diventare genitori significa prendersi cura di qualcun altro, e prendersi cura di qualcuno che è debole, che ha bisogno, e significa ristabilire tutta una serie di regole, tutta una serie di idee personali che poi vengono messe all'interno delle dinamiche di coppia e che poi hanno delle ricadute positive o negative sul bambino e sulla sua strutturazione. Daniela, da ostetrica, quali consigli dai a una mamma per poter stare bene e viversi bene anche da un punto di vista proprio estremamente pratico, quindi non lo so, per potersi preparare all'allattamento, per poter preparare la pelle, insomma, ecco tutti i consigli che ci puoi dare. Allora, come consiglio di base una sana alimentazione,
che sicuramente aiuta tantissimo anche a non aumentare eccessivamente di peso oltre il necessario, fare anche un po' di attività. Sana alimentazione, quindi cos'è che ci consigli di togliere o di tenere? Carboidrati per esempio, zuccheri? Carboidrati, quello normale che troviamo nella pasta, un po' di carne, verdura, tutti i tipi. Patatine, wurster, lasciamoli stare. Lasciamo stare cose troppo grasse, okay. E anche troppi dolci, e lasciamo stare gli alcolici, il fumo, che soprattutto a un certo punto cominciano a diventare dannosi per la... A che età del feto, del bambino, il fumo e l'alcol diventano dannosi? Da sempre. Anche prima della gestazione? Cioè se una mamma fumava prima della gestazione può essere un danno per il bambino? No, per il bambino no, può essere un danno per la donna stessa, per la sua salute. Attività fisica regolare che può aiutare soprattutto a livello circolatorio, quindi evitare che le gambe, soprattutto verso fine gravidanza, comincino a gonfiarsi, e anche qualche esercizio per il bacino. Consiglierei anche di tenere la pelle morbida con dell'olio di mandorla molto semplice. Se mi compaiono delle macchie durante la gravidanza mi devo preoccupare? No, non bisogna preoccuparsi perché generalmente entro l'anno dalla nascita scompaiono spontaneamente. E dov'è che compaiono queste macchie durante la gravidanza? C'è una caratteristica che è la linea nigra che si forma proprio tra l'ombelico e il pube e tra l'ombelico risale. E possono formarsi altre macchie intorno al viso che si chiama cloasma e generalmente appunto è dovuto dal cambio ormonale legato alla gravidanza. Allora intanto io ti ringrazio tutte e due, ringrazio anche Marta per l'intervento e andiamo veloci verso quelli che sono i consueti consigli della Casa sull'Albero. Primo consiglio: quando desiderate un bambino ricordate che quel bambino poggia le sue radici nella vostra storia antica, sin da quando voi avete giocato con le bambole nella scuola materna, quando giocavate a spade se eravate dei piccoli spadaccini a casa, quando giocavate a mamma a casetta. La prima formazione del pensiero di un figlio che avrete parte proprio nell'epoca della prima infanzia. Da lì poi si struttura. Il desiderio pertanto di un figlio ha origini antichissime, quindi provate quando siete in attesa di un figlio o quando anche il figlio vi si annuncia a recuperare anche i significati storici della vostra esperienza. Secondo consiglio: aspettare un figlio richiede la formazione di un nido sia esterno che interno. Bisogna fare spazio al bambino sia nella casa ma anche internamente dentro ciascuno di voi. La donna lo farà da un punto di vista fisico perché gli organi si spostano, perché la pancia si ingrossa, quindi il bambino di 3 kg crescerà dentro l'utero della mamma, ma è un lavoro ed è un processo che viene fatto all'interno di una famiglia. Quindi ecco, questo bambino pian pianino dovrà ricoprire un ruolo dei pensieri, quindi la cameretta va preparata, va pensato, va immaginato, va deciso un nome e anche questa mamma e questo papà come potranno riorganizzare i propri tempi. Terzo consiglio: avete il tempo della gravidanza per strutturare degli aiuti. Durante la gravidanza è normale che una donna si senta molto forte, estremamente energica. Tutto ciò è grazie a degli ormoni che ci permettono di sentirci invincibili. Tuttavia questi ormoni dopo la gravidanza calano. La donna ha bisogno di essere supportata ed aiutata. Nella storia si parlava dei 40 giorni dopo il parto, durante i quali la donna non doveva andare a lavare i panni alla fonte, durante i quali non doveva fare lavori pesanti. Si era già capito che in quei 40 primi giorni dopo la nascita del bambino la donna doveva essere protetta. E con questi consigli vi saluto e vi do appuntamento alla Casa sull'Albero. Soffri di disturbi fisici che non riesci a risolvere? Vieni in Clinica Dentale il 13 dicembre per l'Open Day di osteopatia. La nostra equipe di osteopati specializzati valuterà la tua postura, la mobilità della tua colonna, il tuo metabolismo energetico e il funzionamento equilibrato di tessuti e organi per ritrovare finalmente l'equilibrio e lo stato di salute che desideravi. Affrettati perché i posti sono limitati. Chiedi in segreteria.